Ibrahimovic, Nessa, Flamini, e quindi abbiate i tre pali, Abate, Thiago Silva, Nessa, Jankulowski in difesa, Gattuso, Van Bommel e Flamini. Forza, corsa, geometria. Nel calcio moderno, nelle grandi squadre, è difficile trovare il confine fra la forza e la tecnica. Ma non è questione di forza o di tecnica, è questione solo di essere concreti. Si può essere concreti attraverso più qualità fisiche e attraverso più tecnica. Non tradisce evidentemente il 4-3-3, il modulo preferito a Massimiliano Allegri. Lo scudetto rossonero numero 18 è nato soprattutto dall'impatto sul campionato di una squadra fisica e battagliera. Domenica dopo domenica Massimiliano Allegri ha plasmato una squadra in cui le componenti atletiche sono state fondamentali. Uscito bene ad aggredire l'avversario. Decisione Zambrotta, l'intervento sul pallone. Ha aggiunto chili e chilometri al Milan degli ultimi anni. I'm a player who's strong and who try to give 100% in every action he does, sometimes too aggressive and to get the yellow card. Una squadra che ha strappato il tricolore di forza, conquistando il campo centimetro dopo centimetro, contrasto dopo contrasto, difendendo ogni minimo quadrato di prato, anticipo dopo anticipo, sfruttando ogni spiraglio per ripartire e costruire un gioco incisivo e pratico. Bravissimo Thiago Silva, tendenza che palla al piede. Cassano, attenzione, limite dell'area, tocco verso Ibrahimovic, anzi Pato, c'è il diagonale! Reattività, un'altra parola chiave. Ogni palla vagante, ogni situazione incerta, nella propria area come in quella avversaria, ha visto prevalere i giocatori rossoneri. Arrivare per primi sulla palla, un comandamento elementare quanto fondamentale. Così il Milan ha sventato tanti pericoli e trasformato in gol mischie d'attacco e palloni sporchi. Ha segnato Pato, 1-0 per noi. Il punto di forza della nostra squadra è la motivazione di tutti i giocatori, la voglia di vincere, questa è la motivazione. Al centro del campo hanno lottato spesso i tre mediani, Gattuso, Ambrosini, Flamini, con l'aggiunta di Van Bommel. Che arriva attraversone, arretrato, messo fuori con un colpo di testa ancora da Van Bommel, che era riuscito a recuperare. You have to know what you are going to do with the ball before you get him. So you have to watch around and over your shoulder to see where's the space, where's the free man of us, when do I get the ball, when can I get the ball eventually. So you have to always to have your eyes open. Verticale per Ibrahimovic, lascia rimbalzare il pallone Ibrahimovic, poi mette la punta del piede! Edoardo non riesce a evitare il primo gol a San Siro in maglia rossonera in campionato di Zlatan Ibrahimovic! Senza dei compagni non potevo fare cose che ho fatto questo anno, perché senza di loro non puoi fare niente, mi hanno aiutato, mi hanno stimolato. Adesso al fine quei punti che abbiamo preso, vinti e lavorato per... Adesso ti paga. Ibrahimovic e Thiago Silva sono puro prodotto del calcio più moderno, carri armati con i piedi di velluto. E anche i giocatori più tecnici, come Robinho, hanno giocato una stagione senza mai smettere di correre con e senza palla, creando spazi, inseguendo gli avversari, giocando per la squadra. Quando salto il calcio per aiutare la squadra, no? Anche segnando o aiutando un compagno mio. Quando perdi un pallone, questa è la mia mentalità, aiutare la squadra. La carica agonistica è stata l'arma in più che ha fatto della lussuosa rosa rossonera un gruppo davvero vincente. L'unico modo per poter ottenere dei risultati è attraverso forza del gruppo, una grandissima unione del gruppo. La base è il rispetto, la voglia di aiutare uno all'altro. E più rispetto per il mio compagno, più facile, più automatico, più naturale è il fatto di fare ancora 5 metri in più per il compagno. È la prima giornata del campionato 2010-2011. Buonasera da San Siro. Milan, Lecce, squadre in campo, in tribuna. Poco fa è arrivato anche Zlatan Ibrahimovic, atterrato a Milano per rimanerci e per giocare nel Milan.
Avevo un grande voglia di giocare prima partita a San Siro, no? Ho capito già da tifosi che mi volevano bene. 17 scudetti nella storia del Milan e dunque Milan che va alla caccia in maniera decisa del 18° trionfo in Italia. Massimiliano Allegri ha iniziato con pazienza a cercare la soluzione del suo rebus tattico fin da inizio stagione. Trovare gli equilibri giusti in una squadra che rischia di cadere nel tranello di sbilanciarsi in attacco, dove i campioni di grosso calibro, a fine agosto, sono ben 5. Lo sguardo di Allegri, che secondo me un po' di pressione la sente, perché quando ti arrivano questi nomi la pressione dall'allenatore non la puoi non sentire. Ma è normale che quando la società fa questi tipi di acquisti le responsabilità aumentano e in quel momento lì siamo diventati la squadra che poteva vincere il campionato nonostante che l'Inter rimanesse la favorita. Pato, Inzaghi, Ronaldinho, Ibrahimovic, Robinho. Rotazione di ruoli e di giocatori. Dosare qualità e quantità. E presto il mister mette a fuoco la sua prima necessità. Blindare la difesa, garantire copertura. E allo stesso tempo garantire quel movimento che possa permettere agli assi dell'attacco di trovare spazi e possibilità offensive. Ma è normale, quando fai una buona fase difensiva, poi con i giocatori che hai è più facile fare anche la fase offensiva. Come se fai la fase offensiva bene, è più facile fare una fase difensiva. Arriva Karja, stop, traversone, poi interno. Anche perché quando non prendi gol, se ti va male fai 0-0. E noi quest'anno se per 6 volte abbiamo vinto 1-0 e quando vinci 1-0 dai segno di grande solidità. 4, 3, 2, 1, 93esimo. Robinho, Abate, fischio finale, il Milan si scrolla di dosso la tensione. Questo successo, anche alla luce di come si è mossa la formazione di Allegri dopo l'1-0 di Ibrahimovic, può trasmettere fiducia, può trasmettere autostima, sicuramente la tranquillità di lavoro alla squadra. Quattro tappe evidenziano lo sviluppo del Milan durante la stagione. Non è solo una questione tattica, è un'evoluzione complessiva della squadra, un'evoluzione culturale in senso lato, che coinvolge il piano tecnico, tattico e mentale della squadra. Il progressivo delinearsi e imporsi di una squadra fisica e dinamica. Tra poco rivedremo anche il replay dell'azione. Palla che rimane lì e poi la mette in rete Thiago Silva. Il 2-0 del Milan. No, pensavo di giocare come abbiamo iniziato, perché i giocatori avevano quelle caratteristiche e mi dovevo adattare a questi giocatori. Poi è normale, con l'arrivo di Ibrahimovic e Robinho e Boateng, nella testa avevo quello di cambiare il modulo di gioco e così è stato. Seconda giornata, 11 settembre 2010, Cesena-Milan. La linea a 3 del centrocampo vede la regia centrale di Pirlo affiancato da Ambrosini e Gattuso. Davanti, Ronaldinho ha il compito di inventare gioco insieme a Pato e Ibrahimovic. Bentornati alla Manuzzi. Beppe, c'è molta attesa per rivedere Ibrahimovic in Italia, inutile nascondere. Il Milan è sconfitto per 2-0. Bogdani, l'apertura per Giaccherini nella parte opposta, Giaccherini in area di rigore con il sinistro, Emanuele Giaccherini, 2-0, clamoroso il Manuzzi, clamoroso il Manuzzi. Siamo partiti credo abbastanza bene, tranne forse le prime partite, però credo che verso la fine poi ci siamo rifatti dal derby in avanti. Poi credo che abbiamo fatto delle partite che poi ci hanno permesso di staccarci dalle inseguitrici e poi di arrivare al titolo. Decima giornata, 7 novembre 2010,
Bari. Io credo che anche oggi il Milan di Allegri vada ad aspettare la squadra avversaria per poi riversarsi velocemente nella metà campo avversaria. È una partita molto molto complicata. Il Milan ha anche la voglia in più datagli dal pareggio del Brescia a San Siro di ieri sera, no? Davanti alla difesa, Gattuso, Flamini e Ambrosini erigono una diga tutta grinta. Seedorf giostra sulla tre quarti dietro Pato e Ibra. Lancio per Robinho, che prende il tempo secco a Rossi, punta Robinho, allarga per Ibrahimovic, pallaccia del brasiliano. Ibra recupera però al centro Seedorf, va da solo Ibrahimovic. Bonatti perde il pallone al Miron, il recupero di Ambrosini, corre Seedorf, il tocco per Robinho, area di rigore, il tiro, il miracolo di Gillet stavolta. Dopo 90 minuti di rocambolesca battaglia, il Milan si impone per 3-2. Nasce il Milan dei tre mediani. Due dei mediani vanno anche in gol. Il Milan dei tre mediani è stato un Milan in quel momento che aveva bisogno di giocare in quel modo lì. Però avevamo bisogno di trovare una certa sicurezza difensiva e piano piano l'abbiamo trovata attraverso i tre mediani. La corsa e gli inserimenti da dietro dei centrocampisti sono parte integrante del DNA del nascente Milan di Allegri. È stata la novità di quest'anno, perché di solito avevamo un centrocampo molto tecnico e un po' misto, diciamo. E il mister ha scelto questa tipologia di centrocampo e gli ha dato ragione, abbiamo ottenuto buoni risultati. La sofferta vittoria è indicata da Allegri come uno degli snodi fondamentali del campionato. La vittoria di Bari è avvenuta nel momento in cui è stata la prima partita dei tre mediani. Una partita che abbiamo preso due gol perché ci siamo un pochino addormentati, perché abbiamo giocato una parte della partita con sufficienza quando pensavamo di aver chiuso la partita. Fischia Bergonzi, dice che basta così, il Milan sbanca il San Nicola, vince 3-2, una partita fondamentale, soffrendo tantissimo, anche più del lecito, sbagliando tantissimo sotto porta, ma alla fine vince, scavalca l'Inter e arriva a meno 2 dalla Lazio. Quindicesima giornata, 4 dicembre 2010, Milan-Brescia. Allegri aggiunge muscoli e movimento al reparto offensivo. Boateng è calato nel ruolo di infaticabile trequartista gladiatore. No, yeah, he said to me I'm free, but I'm not free. And he explained to me that when I go forward I'm free, I can go left, right, in the middle, everywhere where I can get space. But he said I'm very important to come to the defense as well, to help the defenders and help the other midfielders. So this is what I tried to do. I was lucky in the first game I could score and I played well. So he couldn't drop me so easy, he couldn't take me out again, and I think at this position I made some very good impacts in some good games. Pronto a giocare senza palla, a difendere, a creare spazi per gli altri, a catapultarsi in area di rigore, a segnare. Yeah, I remember Ibra had the ball on the left side. Si propone Ambrosini, ancora Ibrahimovic, mantiene il possesso del pallone. And then he was a bit lucky, but he came into the box. Ambrosini passed the ball to him. Prova il dribbling, riesce ad andare via. Ambrosini, Ibrahimovic sul fondo. And then he just put it in the middle because he saw me. And I was like 20 meters from the goal, but I knew he's going to pass it inside, so I went inside. Dentro, rete! Kevin Prince, Boateng, il primo gol in Italia! I was lucky it hit my left foot and went through the goalkeeper's legs. Subito Boateng che sfrutta questo nuovo ruolo che ha trovato oggi Allegri per lui, inserendosi all'interno dell'area di rigore. For me it was important to go into the space because I knew the ball was going to come there and the ball came perfect. Il Milan travolge il Brescia per 3-0. Noi abbiamo Ibrahimovic, abbiamo Pato che non sono proprio due prime punte. E quindi Boateng mi garantisce una presenza in area
in più. È un'alternativa importante. Un'intera stagione o quasi stasera passata all'Olimpico di Torino. È Juventus-Milan. 28esima giornata. 5 marzo 2011. Torino, Stadio Olimpico. Juventus-Milan. Con i bianconeri che non possono permettersi la terza sconfitta consecutiva, e i rossoneri che chiedono strada per continuare il cammino che porta allo scudetto. La trasformazione è completa. L'asse mediano del centrocampo, costruito a inizio stagione sulla qualità di Pirlo davanti alla difesa e sull'estro di Ronaldinho in supporto alle punte, ha trovato nuovi interpreti, Van Bommel e Boateng. Gattuso, l'apertura dove c'è Boateng, tiro cross, pallone che si spegne a lato. Nella testa di Allegri c'era assolutamente questo, cioè quella corsa in profondità senza palla, quindi fisicità, collaborazione con i compagni sia in fase difensiva che in fase offensiva, aggressività in entrambe le fasi di gioco. Gioca ancora con Cassano, va a ringhiare su di lui Felipe Melo, Flamini va a metterla in mezzo, attenzione Ibrahimovic! Il livello tecnico rimane alto, le dosi di agonismo e aggressività sono nettamente aumentate. Kulowski mette giù, salta un avversario, Jan Kulowski, il pallone dentro, Boateng prova a girarsi, attenzione in area di rigore, Cassano, una finta, Cassano! La volontà secondo me di mister Allegri è stata quella di cercare sempre e costantemente la sostanza. Sostanza dettata dalla voglia di equilibrio, dalla presenza comunque di qualità, ma anche di gamba, di fisicità. Per cui diciamo che il Milan è stato probabilmente più efficace, più forte a livello difensivo e quindi anche di qualità offensiva in modo costante. Pallone che giunge nella zona di Pato, uno contro uno di Pato, prova a girarsi, tocco poi per Ibra, uno contro uno anche per lui, Seedorf in aria, prova il tiro, Seedorf, Boruz ci mette i pugni, poi ancora il cross in mezzo dell'olandese, non perfetto. Allegri ha saputo impostare la squadra anche in altri modi, per scelta, per adattare la squadra agli avversari o spinto dalle indisponibilità. Ho dovuto anche cambiare, ho cercato di trovare le soluzioni migliori e questo grazie alla disponibilità dei giocatori. Anche Seedorf e Thiago Silva hanno fatto perno in mezzo al campo. In quella zona di campo è stato schierato in prima battuta Ambrosini per dare invece più fisicità e quindi presenza a livello di interdizione e quindi di sostanza difensiva. Per cui ecco, il centrocampo in questa posizione ha visto ruotare diversi giocatori, ma anche di conseguenza nelle altre posizioni di campo. Tendenzialmente il mezzo destro è stato sempre il giocatore più difensivo, pensiamo a Flamini, pensiamo a Gattuso. L'esterno sinistro è stato interpretato all'occorrenza da giocatori più estrosi, come Merkel ed Emanuelson, e dagli stessi Seedorf e Pirlo. Il pallone se ne va come vuole, ancora Ibrahimovic, pallone dentro per Emanuelson, zona tiro, Emanuelson, Handukar! Sulla tre quarti ha giocato a volte Robinho, altre volte Seedorf, che si è rivelato un ottimo jolly. Il giovane tedesco. Le finte, poi il tiro in porta, attenzione al pallone buono per Ibra, no look, Seedorf, Seedorf, pallone in rete, Clarence Seedorf. Il mio ruolo preferito è essere titolare, prima di tutto. Sempre e comunque il Milan è sceso in campo per imporsi prima di tutto atleticamente, utilizzando la forza fisica come chiave per permettere alle doti tecniche dei suoi campioni di esprimersi in modo vincente. Milan d'Allegri è una squadra che si diverte in campo. E gioca l'attacco, ma nello stesso tempo riesce comunque a difendersi molto bene. Che c'è Ibra davanti che corre per me, io corro per lui, Pato che corre per Sandro Nesta, Sandro che corre per Robinho. Siamo una squadra vera. Giochiamo per vincere casa, fuori, e questa è la nostra mentalità, vincere tutto.
c'è anche Antolini che si sovrappone, bella Pirlo per Zeta Punto, Zeta Punto, gol! Zeta Punto Ibra! 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 Un terminale con tre T maiuscole, Zeta Punto Ibra! Ibra! Il polmone preme, il polmone va, Ibra! In attacco Ibrahimovic ha abbinato alla sua fantasia funambolica uno strapotere fisico sui difensori avversari che gli ha permesso giocate devastanti. Gioco con tutto, colpo, piedi, tutto. La cavalcata sulla sinistra che precede il morbido assist a Robinho per il terzo gol casalingo col Palermo è un perfetto emblema della potenza dell'asso svedese. Roby Robinho, bella per Zlatan, si gioca Zlatan, Zlatan se ne va, Zlatan se ne va, Zlatan se ne va, Zlatan se ne va, Zlatan dentro, Roby, Roby, gol, gol, dentro il nostro stadio, sotto il nostro cielo! Prima ancora di stupire con i suoi piedoni sapienti da illusionista, Ibra è pronto a rubare lo spazio sotto gli occhi dei difensori con accelerazioni impressionanti ed elevazioni prepotenti. Tutto il corpo è messo in gioco. Petto, spalle, braccia, fianchi diventano armi per conquistare e proteggere il pallone, per far propri quei centimetri di campo e quei decimi di secondo che costituiscono il necessario vantaggio sull'avversario per poter poi trasformare le sue giocate in pura magia. Sto provando a fare le mie cose, giocare con la mia qualità, tenere pallone, creare occasioni di fare gol se non faccio io, aiutare i compagni. Poi mi piace anche quando controllo il gioco, quando mi sento dominante in campo mi piace tanto. Il tiro di Thiago Silva! E la risposta di Rosati in calcio d'angolo, che sventola di Thiago Silva. Io gioco per difendere. Il mio secondo anno con Milan, abbiamo fatto, secondo me, molto bene fino adesso, no? E per me fa un piacere molto grande vincere questo scudetto con la camicia di Milan, con la maglia di Milan. Accanto ad Alessandro Nesta ha trovato sicurezza e personalità. La sua potenza fisica, il suo senso della posizione, la sua tecnica gli permettono di imporsi con naturalezza come uno dei più forti difensori del mondo. Un giocatore professionale pensa sempre a migliorare, no? Un secondo tu puoi sbagliare e prendere un gol. Quindi è situazione di momento. Neanche sempre tu puoi fare le cose bene. Pazzini e Marilungo, il pallone buono per Marilungo, arriva Thiago Silva, grande sforzo di Thiago Silva, soltanto corner per la Samp. E cerco di lavorare sempre bene, perché se tu lavori bene sicuramente la partita tu non sbagli quasi mai. È più pericolosa la Roma in questo avvio. Totti cerca il secondo palo, arriva il colpo di testa a salvare tutto di Thiago Silva. Brasiliano del 1984, 183 centimetri di potenza e velocità, va in anticipo come pochi. Abile nel gioco aereo, ha piedi e testa da centrocampista. Io oggi gioco come difensore, però ho iniziato la mia carriera giocando in mezzocampo, no? Quindi quando mi se ha bisogno di me in centrocampo sicuramente gioco, perché ho giocato lì 5 anni. Diego Silva, difensore o centrocampista brasiliano, tra l'altro Gagliani ha spiegato che insomma sia lui che Allegri vedono di buon grado Thiago Silva in mezzo al campo. Distrugge il gioco avversario e ricostruisce azioni per la squadra. È potente e veloce. Nell'arco della stagione ha fatto la differenza. È stato lui l'uomo chiave della difesa più forte della Serie A. Thiago è il classico difensore moderno, fortissimo fisicamente. Poi la cosa che mi
che impressiona di più è la facilità nel giocare la palla. Un giocatore che non dovrebbe mai mancare, insomma, nella linea difensiva del Milan. Forse al momento lui è il miglior difensore al mondo. Penso che attualmente sia il miglior difensore del mondo. Sono felicissimo di giocare con lui, spero di tutto il bocca al lupo per tutta la sua vita. Nella difesa più forte del campionato, il pilastro brasiliano è stato supportato da un reparto granitico. Alessandro Nesta ha avuto una stagione difficile. È stato assente per 2 mesi, se si conta il totale dei 2 infortuni principali, a gennaio alla spalla, in Milan-Cesena 2-0, ad aprile al ginocchio, dopo Milan-Inter 3-0. Sandro è fantastico, con la sua qualità, con la sua esperienza, dà tanto la squadra. Il suggerimento per Vucinic, Nesta un miracolo! E ha già superato Nesta, Vucinic stava già calciando, guarda che fa Nesta, un miracolo con la punta del piede. Primo anno mi rompeva sempre tanto, parlava sempre, 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 ogni tanto ho detto basta Sandro, basta perché non ti supporto più. Credo che abbia fatto bene stare un paio d'anni di fianco a Sandro perché l'ha studiato in vari movimenti, poi Sandro è una grandissima persona, sempre pronta a dare consigli e quindi credo che sia stato anche un bene per Thiago. In campo ha comunque dato il suo contributo di classe e sicurezza. Anche lui un campione in cui forza e tecnica si combinano alla perfezione. Alessandro Nesta è mostruoso, è tanti anni che gioca assieme a lui, è una garanzia. È arrivato a 35 anni avendo vinto praticamente tutto nel calcio, per me è un simbolo. Quindi questo giocatore sicuramente è stato il giocatore più grande di questa stagione. Credo che Sandro sia stato il numero uno di tutti i tempi in quel ruolo. Al centro della difesa, Mario Yepes si è dimostrato affidabile in tutte le occasioni in cui è stato chiamato in causa. Curso con Barreto, Gazzi scarica per Parisi che può crossarlo, fa bel pallone, adesso Yepes dopo il buco di Nesta, mette il calcio d'angolo, prova a entrare in partita anche il San Nicola. Yepes è un grande perché quest'anno è stato utilizzato non tantissimo, ma tutte le volte è stato chiamato in causa, ha sempre fatto delle partite mostruose. Invece ha già battuto e dalla parte opposta c'è Alvarez che corre come un matto, Yepes in chiusura, calcio d'angolo, tutto il San Nicola a spingere il Bari nell'area di rigore del Milan. Che lui è un grande giocatore di esperienza, un giocatore che comunque quando è stato chiamato in causa ha fatto veramente bene. Fate, eccolo qui, il numero 20, fuori Daniele Bonera. Sulla fascia destra Ignazio Abate ha dimostrato una crescita tecnica e tattica impressionante. Credo che il migliorarsi durante la settimana nella fase difensiva per me è stato fondamentale quest'anno. Il mister, anche all'inizio quando non giocavo con tanta continuità, mi teneva fino all'allenamento a provare a riprovare gli schemi difensivi e poi soprattutto la continuità che ti danno le gare in campionato in Europa, questo non te lo danno tutti gli allenamenti che puoi fare, diciamo. Per usare un eufemismo, la palla non è arrivata ma l'ha recuperata Abate. Piniglia, poi prova a partire in dribbling, arriva con il destro Ilicic, poi Piniglia, contatto in area di rigore con Abate, si gioca. Pazzini contro Nesta, sbaglia Nesta, Pazzini in area, accelera, Abate lo ferma. Il suo campionato è da incorniciare, un motore infaticabile che attacca e difende senza fermarsi mai. Questo anno secondo me non ha sbagliato una partita, ha giocato sempre bene, ha aiutato tanto la squadra, anche perché è giovane, vai davanti, torna dietro, fai sempre le cose con molta fiducia. È stata la rivelazione di quest'anno secondo me. E essendo ancora molto giovane ha tutto il tempo per migliorare. Abate è un giocatore che come prima cosa è a disposizione dei suoi compagni, perché questo veramente è un gruppo bellissimo, sono nate tantissime amicizie, ci vogliamo bene tra di noi e quindi io la prima cosa è dare tutto per loro. E
rientra sul destro, a giro Piotti, una prodezza, disperato Diamanti, ancora a Piotti decisivo. Fra i pali, Cristian Abbiati ha ritrovato la forma migliore. Ha garantito la sicurezza a tutto il reparto. Ma io non amo le elogi, io sto nella mia campana di vetro e sono felice così. Sono un giocatore freddo, se sbaglio non mi demoralizzo e vado avanti, e se faccio una bella cosa mi esalto in quella frazione di seconda e poi passa tutto. Ha dato fiducia. Reattivo e sicuro nelle situazioni decisive, miracoloso quando è stato necessario. Il cross dell'ungherese per Pozzi! Abbiati, straordinaria parata! Quindi lui è un grandissimo portiere, quando lui gioca io sono sicuro che non prendiamo gol. Perché quando loro arrivano vicino alla porta, vicino a lui, lui sembra veramente di essere un muro, quindi passa veramente la sicurezza per la squadra. Pronto a schivare anche la trappola più pericolosa per i portieri delle grandi squadre. Quando si passano molti minuti di un incontro da spettatore, quando la testa deve sopportare la fatica più grande per rimanere vigile, quando dal nulla piove il tiro che può capovolgere il senso di una domenica, o magari di un intero campionato. Lui è sempre stato lì. Abbiati ha fatto una grande stagione. Ha fatto una grande stagione perché ha dato molta tranquillità e molta sicurezza a tutta la squadra. Ha fatto cose egregie nei momenti importanti della partita e questo credo che per noi sia stato un valore aggiunto. Schneider, colpo di testa, no, allontanata incredibile, meravigliosa, meravigliosa parata di Cristian Abbia. Zambrotta entra in area, Cassetti morbido, attenzione a Vucinic, lo stop, Vucinic, Abbiati, salva tutto! Ultimo baluardo della difesa più forte della Serie A, con numeri impressionanti, 24 gol subiti in 38 partite, quando la seconda miglior difesa ne ha ben 15 in più. Con l'Inter, col Brescia, con la Roma, interventi come gol. Il distacco dalle inseguitrici del Milan passa anche dalle parate di Cristian Abbiati. Quest'anno ci ha dato una grandissima mano, ricordo la parata a Brescia all'ultimo minuto in cui ha fatto il risultato, credo che è un grandissimo portiere. Lì a Brescia, secondo me è stata la parata più importante della stagione. Sì, la parata è sicuramente importante perché mancava poco alla fine e vincere quella partita ci avrebbe riportato a più 8 dagli avversari, quindi avere già un braccio alzato per festeggiare il titolo. Jonathan, perché Diamanti, ho paura, l'abbiamo lasciato. Diamanti, ho paura, grande Cristian Abbia, meraviglioso Abbia, ho rivisto l'Abbia di Perugia. Mamma Piotti, mamma Cristian Abbia, rinvia pure male, sei un enorme portiere. Anche Marco Amelia si è fatto trovare pronto. Ha totalizzato 8 presenze in stagione. A Lecce, come a Madrid, ha difeso la sua porta con onore. Ha coronato la sua stagione scudetto con una grande prestazione nella passerella finale di Udine. Oddo, Jankulowski e Zambrotta hanno dovuto tutti lottare con una stagione difficile e con seri problemi. Tutti hanno avuto il loro momento importante. La mia stagione, devo dire che ho iniziato comunque un buon campionato, poi c'è stato comunque l'infortunio mio al menisco del ginocchio sinistro e poi fortunatamente sono riuscito a riprendermi e a fare le ultime sette partite dove comunque abbiamo fatto i risultati che poi ci hanno permesso di arrivare ad essere campioni d'Italia. Sera capitano Gennaro Gattuso, sta giocando molto bene Gattuso. Consente a Gattuso di intervenire in fallo laterale. Gattuso gli sta dicendo, ha preso la palla, ha preso anche Quagliarella. Ringhio Gattuso, lo davano per finito, forse in partenza, sicuramente in panchina. Lui veniva da un anno
dove aveva giocato poco, ma era il seguito dell'incidente che ha avuto l'anno prima, due anni fa. E quest'anno credo che Gattuso abbia fatto molto bene per le motivazioni, ma sicuramente perché aveva recuperato un piano di infortunio. Ha dimostrato una volta di più a tutti la sua capacità di rinascere, di continuare a essere protagonista. Con Massimiliano Allegri, suo compagno nel Perugia, ha ritrovato la fame di calcio e la lucidità agonistica dei tempi migliori. Un uomo che ha saputo adattarsi e costruirsi nel corso degli anni. Un giocatore che, appena uscito dalla tempesta di giuste critiche che gli sono piovute addosso dopo la lite con Joe Jordan in Champions, ha saputo segnare un gol decisivo a Torino contro la Juventus, dimostrando una buona dose di autoironia, definendolo un golcio feca. Vediamo Thiago cosa sceglie di fare. C'è Gattuso, chiede di essere servito, una bella palla. Ibra con il petto, Robinho, Rino. Gol di Gattuso! Ha segnato il capitano! La sua rabbia positiva è uno dei simboli di questo Milan. Gattuso, grande spirito, grande volontà di combattere, trasmette la forza per tanti giocatori e dà energia alla squadra. Si muove Famina, di rigore, Seedorf mette il pallone per Ibra, poi lo prende Ambrosini, porta in vantaggio il Milan, subito Massimo Ambrosini, 1-0! Massimo Ambrosini è l'uomo di lungo corso, il capitano che incarna benissimo la nuova mentalità del Milan di Allegri e l'antico spirito del Milan vincente dell'ultimo ventennio. Ambrosini è uomo degli inserimenti, energia, è opportunista. Palla completamente libera di Seedorf, guardate come si beve due difensori completamente disattenti sulla presenza di Yepes dietro, quindi Belmonte, e Ambrosini sul colpo di testa. Si è inserito bene, sappiamo, un'arma decisiva per il capitano del Milan, quello degli inserimenti di testa, l'ha dimostrato subito alla prima occasione. Un infortunio alla coscia destra lo ha tenuto lontano dal campo da gennaio ad aprile, per tre lunghi mesi. Problema muscolare probabilmente per Massimo Ambrosini. An example. How you have to live for football. I played against him in the semi-final of the Champions League, AC Milan against PSV. And it was very difficult to play against him. It's the captain. And he's also a god of the locker room, like all the players who played here a long time, like Clarence, Andrea Pirlo, Abbiati. Il pallonetto, Flamini, solo, Flamini! Fuori, deviazioni De Santis in calcio d'angolo, enorme occasione mia. Mathieu Flamini è disciplina e agonismo. Non era una posizione facile per il centrocampista francese. Di Flamini, il mediano perfetto del Milan che non molla una palla, utile e infaticabile. Recupero di Gattuso che può mandare Ibrahimovic verso la porta. Ibra punta uno contro uno, Ibrahimovic aspetta il rimorchio di Flamini che col cucchiaino fa 2-0, raddoppio del Milan. Mattia Flamini. Flamini, non so come si chiama quello lì, però dei carta animati, però c'è uno che va sempre, che non si ferma mai un secondo. Flamini è veramente uno che io credo che quando dorme corre ancora, cioè una roba sempre piena di energia. Vorrei veramente vederlo dormendo un giorno. Io lo chiamerò il Tas perché è un ragazzo generoso, Flamini è veramente molto generoso. Non si ferma un secondo, mai, né dentro né fuori dal campo. Roby, bella per Matteo,
Matteo gol! Splendido Matteo gol! Matteo Flamini! Che bello Matteo! Grazie di questa gioia Matteo! Van Bommel, cercato e trovato quasi al volo nell'emergenza di gennaio, ha dimostrato doti eccezionali di personalità e intelligenza calcistica. A bit nervous, but nervous not the right word, but I have to find my way. And everybody invited me like a warm jacket, you know. You know what I mean? I feel directly comfortable and I could play on my level, and that was really nice to feel like that. Rischia Van Bommel, tunnel su Toni. È venuto fuori questa notizia di che Milan poteva prendere Van Bommel. Io ho parlato con Pato, no? Ma perché prendiamo Van Bommel, no? Milan con Abbiati in porta, Antonini, Yepes, Thiago Silva e Monera in difesa. C'è l'esordio in campionato di Mark Van Bommel, appena arrivato dal Bayern Monaco. Agirà nel centro del campo, affiancato da Ambrosini e da Merkel. Dopo ha cambiato la mia idea, lui ha fatto molto bene. Dalla sua prima partita a Genova contro la Sampdoria. E lui ha cambiato veramente la mia idea. Oggi sicuramente questo scudetto è suo, perché quel momento che lui è arrivato in Milan non avevamo giocatori in quel ruolo lì. In poche domeniche ha dato la nuova definitiva identità al centrocampo del Milan. No, he said play your own game, how you always play, and my type of play is to try to help the other players that they play well, and I'm trying to play well as well. I'm a team player. I'm not a player who dribbles along 5-6 players. I need a team, and the team needs me. That's the best description of the way I play. Lui passa il pallone, no, e allora può ripartire il Catania con il fallo di Van Bommel. Attenzione, perché anche Van Bommel è già stato ammonito, e allora termina qui la partita di Mark Van Bommel, che debutta non sicuramente nel migliore dei modi. Incurante dell'espulsione arrivata al suo esordio in campionato, ha preso il suo posto nel centro del campo, garantendo ordine e geometria e tanta sicurezza per i difensori. I remember that we won with 2-0 and I get a red card, but it was a little bit difficult. I have to adapt to the Italian way of football, and the first yellow card was a yellow card, honestly. But the second one was, I doubt it, but okay, the referee gave me the second yellow card and then you have to get off. But I was very happy that we won the game, because with 10 against 11 it was difficult, it was 0-0. After that we scored twice, so I was very happy with the 3 points. Discutibili secondo la panchina del Milan, che secondo noi, a dire il vero, in ogni caso l'arbitro decide così, e allora Milan in 10 uomini. Termina qui la partita del 33enne olandese. Per noi difensori è più facile giocare così, con un giocatore forte davanti alla difesa, no? Piace tenere la posizione davanti alla difesa, ci dà una grossa mano in fase difensiva. Molto ordinato, molto tecnico, preciso, e poi uno puntiglioso, è uno che si cura anche il minimo particolare negli allenamenti. Arriva e calcia Boateng, buona coordinazione. Boateng pensa al tiro, lo effettua Curci. Tanto Boateng senza maglia all'interno dei 16 metri del Brescia, incredibile. Il Boa punta davanti a sé Thiago Motta. Il Boa dentro Bella. Una vita familiare difficile nei sobborghi di Berlino,
esperienze importanti e non facili in Premier League con il Tottenham e in Bundesliga con il Borussia Dortmund. When I arrived here and of course very 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 a lot of people with a big heart and no, I found happiness when I arrived here. When I look back now, I found happiness. La scelta di giocare con la nazionale del Ghana. La particolarità di avere un fratello con cui condivide il padre ghanese e l'amore per il calcio. Ma Jerome gioca nella Germania e i due fratelli hanno rapporti difficili. They were everybody very very polite and it was not easy to was very easy for me to get into the team. Oh, of course everybody knows it's a big club. It's for me the biggest club in the world. So I think they don't need to explain a lot. They just told me from the beginning just be who you are, just do what you can do and then you're going to be great and this is what I try to do. Accantopato Ibrahimovic sfrutta il movimento, va con il destro, ha deviato Bonucci, insiste poi ancora Boateng, vuole il traversone, non riesce a metterla forte, precisa in mezzo, Storari di nuovo. Un Milan più aggressivo della Juventus in questo avvio, non ci sono dubbi. Kevin Prince Boateng è stato l'arma in più del Milan. Un'iniezione di energia per tutto l'ambiente. Un'esplosione di vitalità. Una forza trascinante fuori e dentro il campo. Yeah, we try to play well. I can very good with Boateng. We are friends. So I'm happy that I play with him because I knew him before. I played against him in Germany and now I play with him. I'm close with everyone because we all do jokes and we go out for dinner and but the closest now is Van Bommel because he speaks German, so it's easy for me to speak to him. But even Ibrahimovic is a very, very close friend of mine. Movimento inarrestabile, grande tecnica e feroce agonistica, capacità di segnare. Ancora Ibrahimovic, taglio centrale di Boateng! Milan in vantaggio! Il gol di Kevin Prince Boateng, strepitosa! Un giocatore di tanta forza, giocatore anche tecnico, ha dato anche una grande mano per noi perché ha aiutato tanto, ha fatto anche i gol e siamo tutti i giocatori che hanno giocato con lui lì, si sono trovati bene. L'intuizione di Allegri di schierarlo sulla tre quarti si è rivelata la carta in più nel campionato del Milan. Dimostra grande abilità di giocare a supporto degli attaccanti. Sa mettere i compagni nelle condizioni migliori e creare il panico nelle squadre avversarie. Indomabile e imprevedibile. Anche mister ha provato a trovare sua posizione dentro la squadra e alfine ha trovato dietro le punte che andava sempre in profondità, spazio per aprire spazio per attaccanti e poi giocava bene, ha fatto bene. Gran lavoro e poi è aggressivo, ha grinta. Tira addosso a Boateng, che poi cerca di evitare il fallo laterale. Grande pressione di Boateng, alla fine c'è fallo. Solo gli infortuni sono in grado di fermarlo. L'adduttore lo tradisce nella fase più bella della sua stagione. È costretto a rimanere forzatamente fuori squadra dal 18 dicembre al 20 febbraio. A fine febbraio è di nuovo devastante e decisivo nello scontro diretto con il Napoli. Ecco il colpo di testa di liberato Pato da Ibra. Pato entra in area, vai Pato, vai a far male Patinho. C'è l'Ibra. Goal! And it was important to score the 2-0 because at this time Naples was a bit strong. They come and they pressed us. So yeah, for me it was the same movement again. It was three goals the same. I went from the center, Pato or Ibrahimovic were outside. I went inside, got the ball. And perfect, I hit it. No, this is what happens sometimes in the game. You can't prepare for a game, you know how the game will go. It depends, like after 10 minutes, 50 minutes, you see how the game goes. And this was the game where we have to counter. Because Naples, they press a lot. So we had the chance, because we have quick strikers, we had the chance to play the counter-attack. And I think we did it perfect, nearly perfect.
scored three goals, and we didn't play the best game. We didn't play such wonderful football for the people, but for us it was important to. We had three, four chances, and we scored three, and this is the most important. You can't always have the ball possession and play unbelievable football. Like our last games in the Serie A, they were not nice. If you look at them, they're boring. But the most important, you go from the pitch, you win 1-0, and you have 3 points, because at the end you win the Scudetto. Nella festa Scudetto di San Siro continua a dare grande spettacolo ben dopo il fischio finale.